non poteva avere una sede diversa da Thiene, il primo festival del burro, organizzato nella capitale veneta del latte, sede della borsa merci e di un laboratorio di biotecnologie. Un intero fine settimana per premiare i migliori produttori nazionali e tra un evento e l'altro celebrare uno dei prodotti lattiero-caseari più tipici dell'Alto Vicentino. La scienza sta rivalutando in modo pieno questo prodotto, di conseguenza dopo 30 anni, 40 anni di insensate paure, anche il consumatore, ma noi produttori e anche la comunità sta ritornando a riscoprire questo meraviglioso prodotto, perciò un festival non è nient'altro che una grande festa in cui si fa informazione scientifica delle più aggiornate, si parla di burro, si parla di gusto, in una kermesse che vuole ritornare al consumatore, alla cittadinanza, la gioia di un alimento preziosissimo che avevamo troppo trascurato. Da un paio d'anni il burro vive un assoluto rilancio internazionale che segue un vero e proprio processo di revisione. I progressi della ricerca scientifica hanno rivalutato la sua presenza in diete sane ed equilibrate, cancellando i dogmi precedenti della teoria lipidica che aveva demonizzato il burro, ritenendolo ingiustamente causa di malattie anche mortali. Una riscossa che è merito di una giornalista americana, tra l'altro, Nina Teichholz, autrice di un libro inchiesta che ha fatto chiarezza sul tema. Per Nina Teichholz, qual è stato il primo passo per fare questa ricerca? Oltre un decennio fa scrissi una storia sui grassi trans per una rivista, un argomento che mi interessò moltissimo, però mi accorsi che in questa storia c'era molto di più nello studio per i grassi trans. Mi accorsi che c'erano probabilmente degli errori che da anni si portavano avanti nell'approccio verso tutti i grassi di origine animale. Big Fat Surprise è uno studio chiuso o ci sarà un next step, un passo successivo? Ultimamente sono stata coinvolta in un approccio che porta a cambiare la ricerca nutrizionale e tutto l'approccio alla nutrizione nel mio paese. E questo cambiamento di approccio è volto a dimostrare come l'eliminazione dei grassi saturi e dei grassi di origine animale in generale dalla nostra alimentazione non abbia un effetto positivo sulla nostra salute. Basti vedere l'aumento dei casi di diabete e di obesità. Il burro quindi è l'emblema di questa rivoluzione. Ho scelto il burro come simbolo della discontinuità, della rottura tra un modello di fare scienza fondata su affermazioni ormai destituite di ogni fondamento scientifico per guardare verso un mondo nuovo che concentra la sua attenzione sulla genomica nutrizionale. La genomica nutrizionale è la scienza che studia gli effetti che le molecole alimentari hanno sul nostro DNA. Noi siamo ai primi secondi di una fase post-genomica che durerà migliaia di anni e dobbiamo rendercene conto. Coloro che vogliono restare in una fase pre-genomica in pieno 800 ci restino pure, però possono anche pagare conseguenza per la propria salute. Il burro si può spalmare, insaporisce i cibi, può essere ottimo fondo di cottura. Ma guardate per Renato Cattapan, artista pasticcere, che base può diventare per le sue fantasiosissime sculture. Sembra facile, ma ogni volta che faccio un'opera dico basta, questa è l'ultima volta, perché per fare un'opera come queste esposte minimo ci impiego 3 mesi di lavoro e non è facile, diciamo, ogni sera a fine servizio, finito in ristorante, comincia da zero e fai queste opere ogni notte, perché ogni volta mi accorgevo che prima delle 2, 2:30 non andavo mai a letto e cominciava a essere un po' pesante. Comunque diciamo che la soddisfazione è quella quando vedi colleghi che ti chiamano maestro. Ma maestri burrai sono quegli imprenditori, piccoli o grandi che siano, dai malgari agli industriali, che hanno saputo evolvere negli anni un prodotto tradizionale che aveva però bisogno delle più moderne procedure di elaborazione. Il processo di qualità è nato nell'ultimissimo periodo. Allora, prima si diceva burro indistintamente, adesso invece deve conoscere il consumatore che c'è il burro zangolato, il burro da crema di affioramento, c'è il burro ovviamente chiarificato, c'è il burro salato, c'è il burro light, anche il passo coi tempi, c'è anche addirittura il burro senza lattosio richiesto dal mercato. Ci sono tutta una serie di categorie che portano a dire quel prodotto lo devi conoscere, non devi prendere indistintamente il burro, ma devi conoscerlo.